Lucchetti, altri 3 punti importanti per la rincorsa alla vetta. Eh sì, oggi era una partita difficile, come in questo girone sono tutte difficili perché è un girone molto equilibrato. Quando andiamo fuori casa sono tutte partitacce, infatti oggi è la prima vittoria in trasferta, che sapevamo già della sconfitta del Cortina, quindi abbiamo raggiunto la vetta già da stasera. Però è un campionato molto difficile, molto equilibrato e ogni partita va giocata sempre al 100%. Queste vittorie fuori casa rafforzano la vostra idea comunque che si è formata all'inizio anno? Sì, noi già dall'anno scorso lottavamo per andare in C1, solo l'anno scorso ci è successa un po' una catastrofe le ultime 5 giornate, eravamo primi in classifica a 5 giornate alla fine, poi tra infortuni, qualche squalifica di troppo, insomma abbiamo un po' mollato. Quest'anno abbiamo rafforzato la squadra con Raganicchi, Cagliostro e altri giocatori e abbiamo un roster di tutto rispetto per provare a vincere questo campionato. Buonasera mister, questa sera sconfitta pesante dal punto di vista forse mentale. Buonasera a tutti, no, è una sconfitta che ci poteva stare, però vista la prestazione qualcosa di più meritavamo sinceramente, perché abbiamo giocato bene contro una squadra ben attrezzata e all'altezza della classifica che hanno. E niente, non ci gira bene in questo periodo e si vede, perché in altri momenti queste partite si portavano a casa con almeno un punto e invece oggi neanche quello, quindi è questo, il momento è questo qua, dobbiamo comportarci bene e andare avanti lavorando come stiamo facendo. La prestazione contro comunque la seconda della classe è comunque di tutto rispetto. Sì, noi sapevamo loro la loro forza e abbiamo cercato di contrastarla nel miglior modo possibile, ci siamo riusciti per, non dico tutta quanta la partita, però per lunghi tratti l'abbiamo fatto molto bene. Poi alcuni episodi, non parlo degli episodi dell'arbitro, ma episodi proprio legati a giocate singole o a chiusure diagonali non fatte bene, noi le paghiamo tutte, in questo momento le paghiamo tutte e anche oggi l'abbiamo pagata poi alla fine.